tabù coi giorni contati, scimmie assunte e sfruttate e ancora il razzismo dei camici bianchi. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Una conversazione audace sui soldi, un magazine, una newsletter settimanale, podcast ed eventi live. È nata Rame, la piattaforma per parlare di denaro senza imbarazzi. I soldi sempre li colleghiamo al potere, allo status. L'unico gesto che collega i soldi ai desideri, ai sogni, è quello del lancio della monetina in una fontana. È per quello Rame. Le monete di Rame erano le uniche che il suo valore era uguale, tanto della moneta come del metallo. Quello che vogliamo creare è una community intorno a questo tabù che è quello dei soldi. In realtà nessuno mai parla dei soldi. Abbiamo fatto delle ricerche e una delle cose che ci ha sorpreso è che tante coppie sposate con figli da tanti anni in realtà non sanno quanto guadagna l'altro. Noi ci siamo resi conto che questo tabù ha tantissime conseguenze nella nostra società e che è qualcosa che non ci possiamo permettere. Nudismo finanziario, ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Scimmie sfruttate per lavorare nelle piantagioni. Sarebbe questa la pesante accusa mossa dalla People for the Ethical Treatment of Animals nei confronti dell'azienda thailandese Chow Ko che produce latte di cocco. Due inchieste separate del 2019 e del 2020 avrebbero documentato come le scimmie dotate di collare metallico verrebbero utilizzate per la loro capacità di arrampicarsi sugli alberi e raccogliere noci di cocco. Non solo, dalle indagini sarebbe emerso come gli animali sarebbero stati incatenati per lunghi periodi di tempo, tenuti in piccole gabbie e lasciati fuori sotto la pioggia. I loro denti canini sarebbero stati rimossi con la forza e le scimmie sarebbero state spesso isolate fino a diventare pazze. Alla luce di quanto emerso, la catena di supermercati Walmart ha deciso di ritirare dai propri scaffali i prodotti dell'azienda. Ma PETA accusa il governo thailandese di non prendere provvedimenti netti contro quanto sta accadendo. Se sei bianco, potresti avere il doppio delle probabilità dei tuoi colleghi neri o asiatici di ricevere una promozione. A rivelarlo uno studio del Royal College of Nursing che evidenzierebbe la presenza del razzismo in ambito sanitario e assistenziale nel Regno Unito. L'indagine è stata condotta su quasi 10.000 infermieri e la differenza più netta la si evidenzia tra persone comprese tra i 35 e i 44 anni. Mentre il 65,9% degli intervistati bianchi e il 64% degli intervistati di etnia mista in questa fascia d'età ha affermato di aver ricevuto una promozione, il dato è sceso al 38,3% per gli intervistati asiatici e al 35,2% per gli intervistati neri.
Non solo, esisterebbero anche prove che pazienti provenienti da minoranze etniche avrebbero esperienze peggiori nell'assistenza sanitaria rispetto alle loro controparti bianche. Una situazione che si fa sempre più drammatica, tanto che è stato richiesto un intervento immediato da parte del governo.